Mirabelli, prima di tutto quello che lui adesso dice, cioè il PD entra in questa legislatura con la proposta del collegio uninominale a doppio turno, quindi senza le preferenze. Secondo, c'è la politica, la situazione parlamentare, perché noi non avevamo i voti per affermare da soli il nostro principio. Terzo, vorrei ricordare che interviene nel mezzo della legislatura la sentenza della Corte Costituzionale, fatto ineludibile per i legislatori, ineludibile, una sentenza obbligante, e le leggo sul punto la parte di diritto 3.1 di quella sentenza. Questa Corte ha da tempo ricordato che l'Assemblea Costituente, virgolette, pur manifestando con l'approvazione di un ordine del giorno il favore per il sistema proporzionale dell'elezione dei membri della Camera dei Deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica, che tecnicamente è sempre associata al tema delle preferenze, o disponendo formalmente in ordine a sistemi elettorali la configurazione dei quali resta affidata la legge ordinaria, e la sentenza, la 429 del 95. Pertanto la determinazione delle formule dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa. La somma di quello che dice la Corte, cioè la Corte dice, guardate, a suo tempo l'Assemblea ha espresso con un ordine del giorno 47 una preferenza per un sistema proporzionale, i membri di quell'epoca dell'Assemblea Costituente, ma decise di non iscrivere nella Carta Costituzionale, perché deve rimanere potestà parlamentare la scelta di quale sistema elettorale scegliere. Questo, più il fatto che noi, per via della legge che va riformata, non avevamo e non abbiamo al Senato una maggioranza sostanzialmente che ci permetta da sola come PD impossibile, ma anche con gli alleati con qualche difficoltà di scegliere il modello che vogliamo noi, ha portato alla necessità di scegliere una mediazione. Ultima cosa, Mirabelli accennava, altrimenti se ci fossimo tirati indietro rispetto all'attuazione della sentenza, la sentenza dice lo fa il legislatore, oppure voi avrete una legge elettorale depurata dalle parti che censuriamo, secondo alcuni giuristi va comunque integrata, se no proprio il testo della sentenza diventa la legge elettorale. Cosa vuol dire? Sistema proporzionale puro. Noi, questa è una scelta politica che la Corte ci permette di fare, il PD dice sistema elettorale proporzionale puro con preferenze riporterebbe in Parlamento in una situazione peggiore di quella di adesso, un partito del 40, un partito del 15, un partito del 18, con chi ti allei? Ti allei con uno che non ha sicuramente la tua idea, ti allei con due magari, perché neanche uno basta. È per quello che noi abbiamo percorso la strada difficile della mediazione politica, che poi secondo me è la natura della politica democratica, cioè mettere d'accordo dei diversi e dei parzialmente diversi, perché altrimenti saremmo ricaduti nella situazione dalla quale la Corte ci chiede di uscire. Questo è il motivo per cui, come si diceva prima, abbiamo prodotto una proposta elettorale che è mista, perché è proprio l'incontro tra le due nature dei modelli che si presentarono al tempo delle elezioni.